Ciao ragazzi, è appena finita Torino-Juventus, una bruttissima partita, sinceramente una brutta Juve. Torino ha fatto la sua partita, ci ha messi in difficoltà, sovente in difficoltà. E che dire, vinciamo con un rigore causato da una cosiddetta cappella del nostro amato Simone Zaza. Mandzukic bravo a crederci, a prendersi quel rigore che Cristiano ha trasformato non senza patini. Ma la Juve stasera non mi è piaciuta, molta sufficienza, molta come se fossero mentalmente già in vacanza. Lo si era visto anche mercoledì in Coppa con gli Young Boys. Raga, non è che abbiamo battuto l'Inter e la stagione si è conclusa con un trofeo. Raga, la vittoria con l'Inter è solo una tappa. Non ragioniamo da provinciali, d'accordo, la rivalità esacerbata e tutto, ma la stagione non finisce con la partita con l'Inter. A questo punto sarebbe stato meglio non vincerla quella partita, perché vinta non è la prima volta che ci capita. Vinta la gara con l'Inter, la Juve si siede. La cosa che ci salva è che quest'anno, è inutile dirlo, è inutile la falsa modestia, sono talmente superiori che riescono di riffo di raffa a portarla a casa. E oggi è stata una vittoria, non lo so, vinta con un episodio, una gara vinta con un episodio. Solito grande Mario Mandzukic, ovunque, ad oggi il migliore della Juventus. Cristiano un po' in calo, un lieve calo di forma di Cristiano, ma è comprensibile all'età di 33 anni, quasi 34, è comprensibile. Dybala molto impreciso e non mi è piaciuto. Pjanic è il mio cruccio, resta il mio cruccio. Continuo a dire che Pogba al posto di Pjanic farebbe meglio. Lo continuo a pensare. Il Pjanic di Roma è ben lontano da vedersi. Sì, bel gioco, solita ingenuità, solita cazzata, solita ammonizione, e che ci va sempre bene, che gli altri riescono a rimediare. Emre Can evidentemente fuori condizione, una brutta partita, non è l'Emre Can di inizio campionato, aspettando il buon Sami e senza quel Bentancur che ad oggi a centrocampo è imprescindibile. Che devo dire, difesa solito monumentale Chiellini, Bonucci bene, ma le sue due, un paio di svagatezze a partita le fa, solo che a differenza di mercoledì oggi c'era Chiellini a lui che ha rimediato la solito gladiatore. E niente, si vince, si guadagnano altri 3 punti, inutile dirlo, lo scudetto possono perderlo solo loro per evidenti motivi. Nel pomeriggio poi abbiamo visto l'Inter ha fatto una discreta partita, ma nulla di più. L'Udinese obiettivamente è una squadraccia, cioè non battere quest'Udinese francamente sarebbe stato troppo per gli amici interisti. Oddio, anche se ha rischiato non poco, solito Icardi che canta e porta la croce ultimamente. Vabbè, ritornando alla Juve, raga, giocando così la prima sconfitta in campionato è nell'aria. Non temo tanto la Roma, che è incerottata, senza mezza squadra praticamente, anche se dovrebbe recuperare
Isate Rossi per, per sabato. Non temo tanto la gara con la Roma quanto quella a Bergamo con l'Atalanta. L'Atalanta gioca a 1000 all'ora e se si va in campo così si rischia una figuraccia. In stile Inter, ora lo dico. Chiaramente, questi che vanno in controsenso in bicicletta, vabbè. Barletta, la città dove tutto è possibile. E niente, raga. Domani vediamo cosa fa il Napoli a Cagliari. Trasferta insidiosa, ma obiettivamente il Cagliari dovrebbe, il Napoli dovrebbe farcela. Che dire, poi c'è la Roma, il Milan non so con chi gioca sinceramente, non, ora non mi sovviene. Per gli appassionati domani è un bel pomeriggio di calcio inglese, se vi annoiano le gare di Spal, Chievo, Bologna e Marmaglia varia. Domani c'è Southampton-Arsenal, con il Southampton che disperatamente salire la china, l'Arsenal in piena zona Champions, e soprattutto alle 5 di pomeriggio c'è Liverpool-Manchester United. Raga, io da amante della Premier con la partita me la spacco. Quando finisce, solo quando finisce, giro sul Napoli. Raga, Liverpool-Manchester è uno spettacolo che obiettivamente merita. Vedremo un po'. Vi sparo il mio pronostico. Liverpool lanciatissimo. Manchester in difficoltà. Adesso vi sparo il mio pronostico. Domani Mourinho espugna Anfield. Tenetelo a mente. Domani Mourinho espugna Anfield. Lo dico io. Un po' perché Mourinho, questo Manchester United, mi ricorda l'Argentina d'Italia 90. Fa schifo, fa schifo, fa schifo, ma poi purtroppo ai noi arrivò in finale. Vabbè. Tornando alla Juventus, ripeto, raga, datevi una svegliata. D'accordo che ora siamo in clima prenatalizio, non ci sono impegni decisivi a breve. Però la gara con la Roma e soprattutto quella con l'Atalanta sono molto insidiose. Raga, datevi una svegliata, altrimenti, ripeto, non tanto con la Roma, perché si gioca in casa, quanto a Bergamo si rischia di brutto. Iscrivetevi al canale. Ci sentiamo domani per commentare la domenica di campionato, il Napoli, la Premier League e compagnia cantante. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che siamo ancora in pochi. Buon sabato sera e soprattutto buona domenica. Ciao.